Grazie. Grazie infinite a voi, grazie infinite a voi. I ringraziamenti sono iniziati, io ne aggiungerò alcuni, credo che Pino Bicchielli ne porterà degli altri. Però voglio partire da una constatazione molto particolare. Ci sono decine, centinaia di feste politiche che si tengono in Italia. Come mai, fatecelo dire con qualche orgoglio, con umiltà naturalmente, come mai quella di una forza politica appena nata, che in un cammino appunto iniziale, è stata forse quella che ha avuto più partecipazione in termini di presenza popolare e soprattutto di qualità? Cito solo uno dei dibattiti che abbiamo avuto. Quello che si è tenuto ieri mattina al convento tra due avversari e su un tema che ha fatto esplodere la politica italiana. Adesso sta mosca la chiappo, vedete che quando ci riesco, vediamo un po'. Vattene. I rifiuti a Napoli. Si sono confrontati due avversari politici, il sindaco De Magistris, il presidente della regione Caldoro, Giacinto Russo ha coordinato, c'erano altri esponenti, Arnaldo, esponenti politici e parlamentari. È stato il dibattito più costruttivo che io abbia ascoltato su un terreno sul quale sono fatte le ultime campagne elettorali più incendiarie d'Italia. Cos'è lo spirito di Labro? Cos'è il senso di una qualità, di una ricerca che noi stiamo mettendo in campo qui? Perché una formazione leggera nella sua struttura, giovane, come ho detto, è riuscita a raggruppare tante persone e tutti sono venuti, nessuno si è tirato indietro. Certamente adesso Donato Mosella lo diceva, per il lavoro che si è fatto, per una capacità organizzativa, per uno spirito di servizio. E fatemi dire, perché qui a Labro si ritrova qualcosa di molto particolare. Io spero che tutti i partiti politici che vogliano fare delle feste scelgano il modello della festa di Labro che noi abbiamo inventato e stiamo consolidando qui. Perché non c'è una cosa più bella del sorriso sui volti di quelli che sono a Labro. Che si stia in un ristorante, che si ascolti un concerto, che si partecipi a un dibattito, che ci si saluti per strada, c'è una convivialità italiana che, viva Dio, vogliamo rivendicare. È l'arte, è la gloria, è la bellezza del nostro paese, è il senso dell'ospitalità, dell'accoglienza, dello stare insieme, ed è quel momento raro in cui un paese come il nostro, anche di Machiavelli, come diceva François, ma anche naturalmente dei Guelfi e dei Ghibellini, trova la capacità dell'unità, della coesione, della comunità, del noi che abbiamo messo al centro di questa festa. E allora fatemi dire, grazie al sindaco, a Gastone Curini, grazie al sindaco di Labro, grazie a Lilli e Mario che sono stati ideatori, grazie a Giancarlo Lucariello che ci ha donato questa canzone strepitosa che ha questa filosofia, un mondo in cui credere si richiama. Però fatemi dire, non è solo questo. Questo è un appuntamento politico. È la politica che ci dice che pur essendo noi una forza di minoranza e consapevoli di essere in minoranza e tenacemente, con determinazione, con creatività, cosciente di vivere una fase nella quale dobbiamo fare un po' da enzima, da attivatore del cambiamento, siamo una forza, dicevo, al suo stato nascente, all'inizio di un cammino che vuole creare qualcosa di più grande e a sua volta, lo dirò, qualcosa di decisivo per cambiare il nostro paese, perché tante persone vivono qui lo spirito di queste giornate
con questo tipo di partecipazione, di rispetto, di attenzione, di ascolto? Secondo me perché abbiamo ragione noi in politica, cioè perché abbiamo detto e stiamo praticando le cose giuste, oggi difficili, oggi in minoranza, per il futuro del nostro Paese. Perché Alleanza per l'Italia, il Terzo Polo, il nostro disegno politico va nella direzione di una visione, di un progetto che prelude a un nuovo sistema di governo, a nuove maggioranze, e oggi dice agli italiani: ci sono delle verità che bisogna dire, che è il momento di dire. E oggi in Italia è arrivato il momento in cui dire la verità, anche impopolare, può e deve diventare popolare. Gli italiani, dopo 20 anni di cantastorie, si rendono conto che continuare ad ascoltare attraverso la voce del populismo, l'annuncio di promesse incessanti, qualcosa che arriverà, quel qualcosa non arriva, il Paese va peggio, e il momento della verità è il momento del riscatto e del risanamento di questo Paese. Noi siamo un Paese che si trova in una condizione terribile dal punto di vista economico, abbiamo accumulato in decenni un debito che grava sulle future generazioni, non abbiamo più i vantaggi che c'erano nell'età pre-euro, le svalutazioni competitive, le esportazioni facilitate per le piccole imprese e i distretti. Siamo stati per molti anni a vivere sopra i nostri mezzi come Paese, e quasi con una drammatica nemesi, il punto sul quale il sistema finanziario ed economico internazionale arriva alla sua crisi strutturale è proprio il debito. La verifica, il conteggio e la capacità e la credibilità di uscire dall'indebitamento. E dunque l'Italia non ha i vantaggi di prima, ha gli svantaggi di oggi, deve prendere delle decisioni difficili, e gli italiani non ne possono più. In una crisi che è diventata politica, certo, istituzionale, certo, economica, che sta diventando sociale ed è anche una crisi morale, non ne possono più di coloro che dicono: domani le cose si aggiusteranno. Sanno nel loro profondo, anche chi non è esperto di temi economici, anche di chi si chiede: ma che sono questi spread, che cosa significa i BTP, i Bund o i Treasury americani, che succede? Anche la gente più semplice del popolo, che non ha le informazioni sulle questioni economico-finanziarie complesse, capisce che siamo a un punto di svolta. E allora questa manovra che è stata presentata, la seconda, terza, quarta, in pochi mesi dal governo, è una manovra che affronta questi nodi? È una manovra che ha un deficit completo di visione, di coraggio e di serietà. E vi dico, il nostro timore è che anche questa dura manovra da domani sarà mangiata, e l'Italia si renderà conto di essere entrata in una spirale per cui anche durissimi sacrifici rischiano di essere bruciati nel giro di poche settimane, perché il motore che non gira è la prospettiva della crescita economica, della credibilità del nostro Paese, che non crea le condizioni per cui quei sacrifici siano quei sacrifici che nei momenti difficili ognuno dice: sì, bisogna farli, facciamoli insieme, così usciamo. Il senso più profondo che anche il popolo avverte è che oggi noi stiamo facendo dei sacrifici attraverso i quali domani, dopodomani, rischiamo di trovarci da capo e dunque più poveri, avendo bruciato quel po' di fieno che abbiamo in cascina e senza avere messo avanti le prospettive per tornare alla crescita. Ecco perché con i senatori e tra breve con i deputati del Terzo Polo noi abbiamo presentato al Senato delle proposte serie, non tutte proposte popolari, però attenzione, anche quelle, penso ai tagli di spesa,
Penso alle liberalizzazioni, penso ad una misura di contrasto di interessi per fare emergere l'evasione fiscale per le famiglie, penso al tema dei tagli dei costi delle istituzioni e della politica, ma penso anche al tema della previdenza, anche un argomento come quello, che alcune forze politiche dicono per carità non si tocca perché è impopolare, noi l'abbiamo messo e lo abbiamo declinato nel modo più serio possibile. Noi abbiamo detto sia sulle pensioni di anzianità, sia sulle pensioni femminili, fino all'ultimo centesimo dei proventi di una dinamica che diventa europea per la sostenibilità di questi conti, deve essere restituito quello che riguarda le pensioni di anzianità ai giovani, per il lavoro dei giovani, per l'impresa per i giovani, per il futuro delle giovani generazioni e alla conciliazione tra lavoro e condizione femminile, la bassissima percentuale di donne che lavorano nel nostro paese. Dall'altra parte cosa ci si dice? Andiamo avanti, anche gli altri stanno male. E alla fine quello che si capisce da parte di chi ci governa è che non ha voglia di governare. Quello che si capisce da parte di chi guida questo governo, di chi ne fa parte, e che non hanno voglia di prendere le decisioni difficili, che sanno di essere nell'ultimo tratto del loro cammino e immaginano che o una congiuntura generale in cui nascondere le difficoltà dell'Italia oppure chissà un colpo di fortuna ci possa permettere di uscire da questa condizione. E non è così. Chi l'avrebbe detto qualche anno fa che lo slogan prescelto dall'attuale Presidente del Consiglio sia lo stesso dei giudici di Milano: resistere, resistere, resistere. Chi l'avrebbe detto? Ma noi l'abbiamo detto perché noi abbiamo fatto un'analisi su questo scenario deprimente e drammatico per il nostro Paese e formulato in minoranza delle risposte, delle proposte, uno scenario, una prospettiva. Io cercherò oggi di riassumerla, partendo da ciò che abbiamo detto come punto di verità sulla crisi del bipolarismo italiano. L'ha detto adesso François Bayrou, e io voglio ricordare che François Bayrou non è stato soltanto, dice, ce l'ha con il bipolarismo perché è arrivato terzo con 7 milioni di voti alle ultime elezioni presidenziali e questa volta, anche questa volta e più che mai questa volta, tu seras déterminant pour la perspective de la France et de l'Europe. E François, Gianni lo diceva, ha appena stampato un libro politico sulla crisi economica che è il libro più venduto di Francia, l'ha stampato a Ferragosto, è il libro più venduto, sta tornando l'amore e la fiducia e l'attenzione che hai sempre saputo trovare nei momenti della verità, e credo che la tua riflessione sul bipolarismo anche certo in medio stat virtus, ma la definizione della virtus, del coraggio, della responsabilità che hai dato ci ispira. E noi diciamo che il sistema bipolare in Italia, a cui tutti abbiamo partecipato, tutti, ecco, forse Bruno è quello, Bruno Tabacci, che dall'inizio, anche quando noi stavamo dentro i macchinari di questi due schieramenti, ha sempre fatto emergere i dubbi e le contraddizioni strutturali, ma noi abbiamo provato a fare un bipolarismo europeo in Italia del XX secolo, centrosinistra, centrodestra che si contrapponessero per il buon governo del paese. Invece abbiamo visto che è uscito fuori il peggio con questo bipolarismo, che è uscito fuori il populismo, il dovere di ingannare la gente, il dovere di far emergere le posizioni estreme più radicali e non quelle della responsabilità, delle riforme, della risposta concreta. Vedete, la frase che Berlusconi ha detto l'altro giorno, che tutti i giornali hanno riportato in una intercettazione, il che non è commendevole che si facciano questo tipo di, che si riportino questo tipo di giudizi, ma gli do, se permettete, una lettura storica e senza fare in questo paragoni politici. Mi ricorda una frase che fu attribuita a Mussolini dopo la fine e verso e nella malinconia del tramonto
dopo il crollo del regime e la fine imminente, lui gli viene attribuita questa frase: gli italiani non sono impossibili, ma inutili da governare. E quella definizione sull'Italia, un paese puntini puntini, se volete, è il sentimento di un capo che ha avuto una grande tenuta, una grande capacità di imporsi, che si guarda intorno e vede il paese che non gli riconosce nulla di quello che si aspettava gli venisse riconosciuto. E dunque dice a questo paese: io non ti riconosco perché tu non mi vuoi. Ma vedete, noi dobbiamo dire che in politica c'è un momento per entrare, nella leadership, nel vertice di governo c'è un momento per proseguire, che c'è un momento per resistere, ma c'è anche un momento per andare, e questo è il momento arrivato per il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana. È il momento di andare e di capire che, diversamente da quello che ieri ha detto il segretario del PDL, una persona che intelligentemente voi avete accolto con interesse e con rispetto, anche perché è un giovane, pur non condividendo molte delle cose che ha detto, però abbiamo dimostrato maturità, serietà, e lui, glielo dobbiamo riconoscere, ha dimostrato un'interlocuzione seria nei confronti vostri e nostri. Non è vero che sono 8 anni, no, i numeri, Berlusconi è al potere, è stato al potere per più di 10 anni, al potere come primo ministro per più di 10 anni, nessun leader politico in Europa e nel mondo, salvo Fidel Castro, però mi pare che abbia, adesso non facciamo l'elenco perché sennò mi dice Rutelli paragona come, no, a quello che sta nel paese sotto lì, che adesso non si trova, e ad altri, no. Non voglio fare paragoni impropri, non sono paragoni impropri, sono state elezioni democratiche e c'è stata una fiducia, c'è stato un consenso della maggioranza degli italiani per questo, ma 10 e più anni è una cosa enorme in un sistema come il nostro, nel quale chi si è presentato, fatemene dire una sola, si era presentato dicendo: taglierò le tasse, meno tasse per tutti, abolirò l'IRAP. E ancora nell'ultima fiducia in Parlamento, quando ci siamo trovati di fronte il Premier a presentare i disegni della ripresa ennesima del suo governo, è venuto a promettere taglio di tasse. Sarà ricordato per essere il capo di governo che ha avuto la pressione fiscale più alta della storia della Repubblica Italiana, che ha avuto non solo la pressione, ma l'instabilità fiscale, la confusione fiscale, la proliferazione fiscale, perché tagli le risorse ai comuni, e i comuni cosa fanno? Aumentano tasse locali, tariffe e imposizioni per poter garantire i servizi, è un inganno. E addirittura, come vediamo da questi ultimi provvedimenti, forme di aggressione fiscale. Io credo che la criminalità, se davvero saranno pubblicati questi dati sui redditi veri o presunti, beh, sarà queste bande che entrano negli appartamenti, nelle ville, saranno la ricerca del software per dire: beh, non me l'aspettavo che il dottor Lucariello ci avesse quel reddito lì, interessante, scrivi, prendi nota. Ora, voglio dire, il garante della privacy ha messo in rilievo gli aspetti della privacy, ma qui stiamo passando da un governo che, quando il precedente governo aveva detto ci vuole più tracciabilità del contante e ci vuole una serie di altri provvedimenti, si era detto regime di polizia, adesso siamo alla pubblicazione sui manifesti e per le strade per aizzare il vicino ad andare a vedere se davvero, e gli bussa e la persona dice: no, ma guardi, io ho ereditato da mia mamma, ho ereditato da mia nonna, ma noi vogliamo uno Stato moderno, noi vogliamo un regime fiscale di verità, di credibilità, di trasparenza, noi vogliamo chiamare gli italiani alla responsabilità. Questa è una delle grandi sfide, tutti, non solo quelli che hanno una ritenuta al momento di incassare lo stipendio per il pagamento delle tasse, e farlo in un modo condiviso. Qui si passa dall'annuncio del taglio delle tasse come regola aurea di questo governo ad una specie di condizione di polizia folle
che è semplicemente destinata ad accrescere l'evasione, ad accrescere la fuga, ad accrescere l'elusione e non certo la responsabilità, è un grande cammino. Ma chi lo fa questo cammino? Allora la nostra critica al bipolarismo, dobbiamo dirlo ai dirigenti, gli altri dirigenti del PDL, è adesso il momento. Il momento è adesso per prendere coraggio. È adesso il momento nel quale voi dimostriate senso di responsabilità, dimostriate di volere creare le condizioni per una convergenza per il bene del Paese e non sulla linea del resistere, resistere, resistere di un potere che sta tramontando. Questo è il punto, questo è il momento. Vedete, so che gli italiani ci hanno creduto, io sto scrivendo un libro più semplice del tuo, che si intitolerà Non è vero, che sarà il tentativo di demistificare alcuni dei luoghi comuni e delle idee ricevute, e alla sua ispirazione c'è una frase di Demostene che diceva: nulla è più facile che illudersi, perché l'uomo crede vero ciò che desidera. E noi vogliamo dire agli italiani che è arrivato il momento di considerare per vero ciò che è vero e di desiderare ciò che è vero, perché è necessario per il bene e per il futuro del nostro Paese. E anche per questo la canzone che ci ha donato Giancarlo si chiama Un mondo in cui credere. Noi vogliamo credere che ci sia un mondo fatto di persone che hanno i loro interessi, la loro biografia, le loro storie, le loro passioni, le loro antipatie, ma che alla fine, come nei momenti, quelli sì, aurei della vita italiana, si incontrano, si uniscono e costruiscono. Del resto, a sinistra, certo, noi abbiamo ascoltato due importanti interventi, quello di Bersani l'altro ieri e appunto di Alfano ieri. Noi abbiamo colto da parte di Bersani una forma di consapevolezza oggettiva della difficoltà. E io vi prego di considerare un punto di sincerità nel suo discorso. Alla fine Bersani ha detto: siamo consapevoli di non poter andare al governo oggi. E siamo disponibili, con un approccio diverso da quello nostro del Terzo Polo, ad andare a sostenere anche un governo che prenda le decisioni difficili per il bene del Paese. Questo è del tutto incompatibile, però, con l'idea di riproporre il referendum elettorale che rimetta le lancette della democrazia italiana a 20 anni fa, cioè esattamente alla base e all'origine di ciò di cui stiamo parlando oggi. Perché? Perché non era giusto farlo allora? Probabilmente sì, si può discutere. Perché non era fondata la scelta di favorire le condizioni per creare due coalizioni moderne? Ragionevolmente per molti lo era, altri magari già allora erano critici. Ma si debba dire con chiarezza, un nostro amico, un sindaco valente nostro, Lombardo, ieri sera alla nostra assemblea ha detto: ai banchetti dove si raccolgono le firme la gente fa la fila, si affolla per firmare per questo referendum. E ti credo, la gente, se tu gli dici abolisci il porcellum, viene pure come alla Scala Santa a Roma, in ginocchio sui gradini viene a firmare pur di sbarazzarci di questa legge. Purtroppo con quel referendum non si sbarazzano gli italiani di quella legge. Perché torneremmo, lo ricordava Enrico Boselli, a per il centrosinistra l'esperienza fatta con quella legge per cui dal 96 al 2001 ci sono stati 3 governi, anzi 4, un quarto leader candidato premier, perché si era con quella legge creata la più grande frammentazione e litigiosità che si potesse immaginare e la dipendenza estrema dai partiti piccoli, rissosi, ricattatori, i quali pur di garantirti una presenza nelle liste vogliono il collegio bloccato, altro che fiducia, e il collegio certo e blindato, altro che fiducia agli elettori. E altra, insomma, presa in giro, stiamo discutendo di dimezzare i parlamentari, si dice con questa legge così torniamo a scegliere il deputato del tuo collegio, quello del portone vicino. I collegi su questo schema avrebbero per la Camera almeno 1.200.000 elettori. Di che cosa stiamo parlando? Non si può prendere in giro gli italiani in un momento così difficile. Si deve dire la verità. Questo meccanismo, questo referendum è 3 volte irresponsabile,
Rispettiamo le idee di tutti naturalmente, ma preghiamo tutti di dire la verità agli italiani, perché altrimenti non solo si vedrà che la Corte Costituzionale lo dichiarerà probabilmente inammissibile e questo magari determinerà altra sfiducia, altra rabbia e un'altra replica negativa nei confronti della politica, ma soprattutto che quel referendum non è il meccanismo che risolve, ma semmai ci caccia ancora di più nel meccanismo infernale per cui dominano i micropartiti, dominano le pretese delle estreme, perché vedete, due cose importanti sono state dette qui. Una l'ha detta Linda Lanzillotta e una l'ha detta Alfano. Linda ha ricordato nel dibattito economico di ieri: noi non possiamo più far parte di coalizioni per non far cadere le quali ci tocchi di votare uno scalino previdenziale che per mandare le persone in pensione, non i lavori usuranti. Questo è un paese che a quanti hanno lavorato nell'edilizia, nelle attività minerarie, nei lavori inquinanti, nelle situazioni di fatica e di durezza, deve togliersi il cappello e deve il rispetto e il riconoscimento di una vita di dignità, di lavoro e di concorso alla nostra comunità. Ma tolti i lavori usuranti, l'idea che un impiegato pubblico, noi dobbiamo caricare i nostri figli e togliere risorse ai giovani per 10 miliardi di euro in 10 anni, perché si è dovuto mandare in pensione qualcuno, parecchie persone, ben prima dei 60 anni, quando oggi in Germania è a 67 anni fissato, perché l'età è quella che sappiamo nella vita media delle persone. È evidente che noi esaminiamo qui e mettiamo in luce qui il motivo per il quale il bipolarismo, così come è stato, non funziona, perché le estreme dettano legge e le pretese più assurde diventano legge e le condizioni più lunatiche anche il governo più serio deve accettarle. E ha colpito a me ieri Alfano, che ha detto la stessa cosa dall'altra parte. Ha detto: io avrei voluto fare intervento sulle pensioni, ma non ho potuto farlo perché la Lega ha detto di no. E che volete, che faccio cadere il governo? E lì c'è stato così anche qualche applauso della sala da parte dei sostenitori di Alfano, pur presenti, come dire: beh, certo, è ragionevole. Ma è la conferma della follia di questo sistema, per cui tu, anziché ricercare la convergenza con chi vuole fare le cose giuste per il bene del paese, sei inchiodato ad alleanze assurde, ad alleanze prive di contenuto, prive di progetto, prive di prospettiva, che danneggiano il nostro paese e non avvicinano le soluzioni per il nostro paese. È il male del populismo, è il male di tutti questi anni. E tra l'altro diciamo a François che non è che noi consideriamo il Partito Popolare Europeo, come ha detto, una specie di icona della democrazia, delle riforme in Europa. Purtroppo tu, che sei stato fondatore della Internazionale Democristiana, del Partito Popolare Europeo, ed eri ai vertici, sei stato l'unico leader europeo che, anziché unirti ai leader populisti e di estrema destra, ha detto: entra Berlusconi nel Partito Popolare Europeo, esco io. Ma vedete, il bipolarismo, ma scusatemi, c'è un'altra vittima totale di questa crisi economica nel mantra di questo ventennio: il federalismo della Lega. Vi sembra che non ne parlino più? Anzi, quando ne parlano dicono: avete ammazzato il federalismo. Ma alcuni tecnici hanno osservato che nella situazione italiana fosse impossibile dar corso ad una devoluzione di poteri come quella immaginata non solo dal titolo quinto ma dalle riforme successive senza crescita economica. Perché se tu fai una ristrutturazione con costi standard che vanno certamente a colpire, senza un meccanismo di le regioni che spesso sono regioni economicamente svantaggiate, socialmente svantaggiate, se tu non hai un periodo di transizione nella realizzazione del processo federalista, quello che è un processo che alla lunga vede alcuni vincenti e alcuni perdenti, vede tutti perdenti. Così è stato.
Perché non ne parliamo? Perché non se ne parla? Perché non si chiede, ma dove è finito il federalismo leghista inteso come lo strumento per modernizzare l'Italia, per rendere il nord più ricco e il sud più responsabile e noi italiani tutti più liberi, governati da amministrazioni più vicine al territorio e ai suoi problemi? È evidente che è venuto al pettine un altro dei punti cardine del fallimento di questi 20 anni. Non, guardate, qui si ritrovano persone che di cultura popolare, liberale, riformista, hanno mosso i primi passi sul pensiero sturziano per quanto riguarda le autonomie, hanno mosso i primi passi in politica sull'amore del municipalismo e dei valori dei territori, hanno capito che la forza dell'Italia è nelle sue diversità, nelle sue capacità locali, ponendole a far sistema. Quindi guai a chi addebitasse a noi una linea diversa da quella che è la nostra. Ma è evidente a tutti che, così come in Europa, andate a Bruxelles a chiedere cosa pensate dei processi di devolution in Europa, vi diranno: andiamo a vedere i conti della Spagna. Zapatero si è dovuto dimettere e ha dovuto mollare il potere, anche perché i conti delle regioni autonomicas erano saltati. La verifica dei bilanci delle regioni spagnole ha portato ad una verifica di debiti del 60% superiori a quelli certificati. Solo gli enti locali spagnoli, negli ultimi 2 anni della crisi economica, hanno visto crescere il loro indebitamento in 2 anni dell'11%. Dunque, se andate a parlare a Bruxelles delle dinamiche di devolution, vi diranno: signori, qua noi dobbiamo avere a che fare con degli stati sovrani i quali prendano degli impegni e li mantengano, e dunque siano in grado sul deficit, sul debito e sulla crescita di fare quello che dicono e di dire ciò che effettivamente faranno. Ecco l'esaurimento della chimera federalista, come la Lega l'ha interpretata, ed ecco per noi il dovere di tornare ai fondamentali di un sistema di democrazia decidente nei territori, nei comuni, nelle regioni, negli organismi intermedi. E io vi dico, noi presenteremo una proposta complessiva, non ideologica, per non sciogliere i comuni, che è assurdo, per spingere i comuni piccoli a mettere in comune i loro servizi e fare tutti i comuni vicini avere un unico geometra, un unico ragioniere capo, un unico responsabile dell'urbanistica, avere a livello sovracomunale una capacità di collegamento e di coordinamento. Io penso che in Italia dobbiamo anche ridurre le regioni. Possiamo accorpare e aggregare il numero delle regioni, trasformare di nuovo le regioni 10 anni dopo questo titolo quinto nelle agenzie di sviluppo del nostro paese. E oggi dobbiamo constatare che le cose non vanno ed è il momento delle riforme. Ma se non è il momento delle riforme questo, qual è? È questo il momento per fare il punto di ciò che è stato, di ciò che non ha funzionato, unirci e modificare ciò che occorre rimettere in campo per far ripartire questo Paese nelle condizioni difficili con le quali ci misuriamo. Perché il federalismo leghista è conseguenza in crisi, è conseguenza della crisi, ma è anche all'origine di questa crisi, se è vero che la spesa per acquisti nella sanità italiana è cresciuta negli ultimi 4 anni del 50%. Lì c'è uno spazio di corruzione, costi della politica assolutamente indecorosi e di intermediazione inefficiente che va spazzata via. Guardate, in tutte le riunioni che si fanno, tutti vogliono, quando si parla del federalismo, dell'unità, della coesione, dedicano un tributo al Presidente della Repubblica. Noi spesso lo facciamo, io spesso lo faccio per convinzione, mi onoro, assieme all'epoca ai 120 parlamentari della Margherita, di avere dato un contributo determinante per l'elezione di Giorgio Napolitano, e credo che abbiamo fatto molto bene, molto bene. Ma quello che dobbiamo dire in queste ore è che anche quest'uomo, questo punto di riferimento per la nostra Repubblica, in cui si riconoscono più del 90% degli italiani comunque abbiano votato, che cosa ci dice? Ci dice che lui è il garante e l'equilibratore, e che neanche lui però è il salvatore della patria.
Non ci sono salvatori della patria, c'è solo una patria che si riunisce, si rimbocca le maniche, crea le condizioni dell'unità, della ricostruzione e del rilancio e del riscatto. Questo è il tema che noi diciamo oggi qui da Labro ed è il tema del patriottismo, è il tema del futuro. E visto che di futuro ho accennato, voglio collegarmi ad una promessa che avevamo fatto qui, che io stesso ho fatto all'atto fondativo di Alleanza per l'Italia a Parma, quando dissi: darò tutto ciò che posso, ciò in cui credo, l'esperienza, la freschezza e le idee che possiamo tutti noi mettere in campo, ma parlando di me in particolare, la cosa che io più di tutte voglio fare è l'allenatore di una nuova generazione in politica. E quella roba lì, quando l'abbiamo detta, sembrava essere un po' la retorica, luogo comune, un modo di dire. No. Io ai nostri ragazzi che sono stati qui alla scuola, che tutti hanno omaggiato, Casini il primo giorno, tutti hanno reso omaggio a questa intuizione, ma soprattutto a questa organizzazione, perché è stato un lavoro. Non è stato un fiume, un fiumiciattolo, un rivolo o un affluente giovanile ad una... No, è stata una cosa molto più strutturata. Donato l'ha ricordato, Cristina De Luca ci ha lavorato con Pino Bicchielli e tanti altri. E voglio dire, tra quei tanti altri ci sono i professori, i docenti, vedo Fabrizio qui in scuola, i docenti sono venuti gratis, hanno fatto questo lavoro gratis e ci hanno detto complimenti per questi ragazzi che avete tirato su e complimenti per questa formula che avete adottato. Però io non voglio fare un discorso, perdonatemi, di tipo retorico, non voglio fare l'accarezzamento del mood prevalente su generazioni giovani. Io amo molto una frase di un fine diplomatico ambasciatore Talleyrand, che disse a proposito dell'ancien regime che non se ne voleva andare: non hanno imparato nulla, non hanno dimenticato nulla, che è una buona formula sulla continuità de ils ont rien appris, ils ont rien oublié. È una buona formula sulla continuità delle classi dirigenti che si aggrappano al potere e non cedono il passo. Ma ragazzi, bando la retorica, tocca a voi. Nessuna classe dirigente si affaccia per elargizione altrui, si affaccia perché ha delle idee, perché ha delle cose da dire, perché ha dei valori, perché ha una sfida da portare nella società, perché capisce, interpreta il segno dei tempi e vuole guidare i suoi tempi. Vedete, sono affondate, si sono spente, sono invecchiate mille società nella storia. Che c'è di speciale? Sempre accaduto. Ed è accaduto esattamente quando un ancien regime era inchiodato al suo potere e il passaggio di testimone non avveniva, si spegneva la società. Ma chi lo deve fare questo? Lo debbono fare coloro che stanno entrando, e qui gli aspetti generazionali sono molto importanti, nell'età matura o addirittura nella terza età, o lo deve fare una giovane generazione che capisca il tempo, lo interpreti e, ripeto, lo voglia guidare. Vi dico una cosa molto schietta: guardate che le difficoltà che avete oggi e che noi stiamo sottolineando, il lascito generazionale negativo, ma generazioni precedenti hanno conosciuto di molto peggio, avevano le mura crollate delle case, altro che un reddito inferiore a quello dei propri genitori, una prospettiva di lavoro inferiore a quella dei propri genitori, avevano i morti da seppellire, avevano le tragedie incolmabili da affrontare. La storia del nostro paese, anche la storia recente, ci mostra e ci indica precisamente questo, e questo oggi diventa determinante. Perché? Qual è la cifra sostanziale della nostra epoca? La rapidità del cambiamento. La vera cifra che differenzia la nostra epoca dalle precedenti, la rapidità del cambiamento. E ancora di più, la non linearità del cambiamento. Si parlava, si pensava, pensiero della sinistra in particolare, che le sorti fossero progressive, perché in fondo arrivassero ad una meta,
No! Il tempo attuale ci spiega che non c'è linearità del cambiamento, non c'è un progresso nella direzione quasi naturaliter del soddisfacimento dei bisogni. Dice, certo, perché guardate i numeri della Cina, i cinesi, ecco, prendiamo le generazioni 50 anni fa, i cinesi 50 anni fa erano 10 volte più poveri di oggi, 10 volte più poveri di oggi. Quindi questo cosa significa? Significa che c'è una redistribuzione. I cinesi oggi, rispetto a quell'epoca, sapete quanti anni in più vivono? Rispetto a 50 anni fa? 28 anni in più, mediamente. Si dirà, e in più l'Italia invecchia, certo. Torniamo a quell'epoca, 40 anni fa, censimento del 1971 in Italia. I ragazzi sotto i 20 anni erano 17 milioni. Un italiano su tre. Oggi sono 11 milioni e mezzo, poco meno di un italiano su cinque. E gli ultra 65 anni sono un milione in più dei meno che ventenni oggi in Italia. Devo dire, se tutti gli ultra 65 anni fossero come Don Antonio Mazzi, che sta qui in prima fila, devo dire, con la sua grinta e la sua esplosiva capacità di fare del bene, di fare del bene. E per fortuna ce ne sono tanti che vogliono fare il bene. Ma questi cambi che cosa ci dicono? Ci dicono che ragionare con il cervello di ieri è impossibile. Fatemi fare un altro esempio. Noi abbiamo iniziato il ventennio di Internet con delle convinzioni irredimibili. Siamo entrati nell'età della libertà virtuale, online, tutto è libero, tutto è accessibile. Ed è una miniera per tutti. E siamo entrati, negli stessi anni, dopo la caduta del muro di Berlino, nell'età senza più muri. Mondo si incontra, si integra, crollano le divisioni della storia. 20 anni dopo, è davvero così? Davvero abbiamo avuto uno sviluppo lineare in questa direzione? O non scopriamo invece singolarmente che sulla rete, un grande quotidiano europeo l'altro giorno ha lanciato il problema dell'anonimato, cioè che il dibattito politico debba essere accompagnato dal nome e cognome di chi parla sulla rete, di chi esprime le sue idee, di chi esprime le sue critiche, i suoi attacchi, e non si nasconde dietro l'anonimato. E allo stesso tempo stiamo scoprendo che la rete, dove ci sono le dittature, è accaduto in Bielorussia, è accaduto in Iran, è accaduto in Siria. Le dittature utilizzano Internet per schedare, identificare, arrestare, imprigionare gli avversari politici. Quindi è un mondo complesso quello in cui viviamo, e i muri che dovevano cadere una volta e per tutte con la libera circolazione, ma ci rendiamo conto che non solo tra Stati Uniti e Messico c'è ormai un muro di 2000 e più chilometri anti-immigrazione, che tra l'India democratica e il Bangladesh c'è un muro alto 3 metri di 4000 chilometri per impedire che passino il confine, e che addirittura nel cuore dell'Europa, la Danimarca, preoccupata per i partiti populisti di destra, della immigrazione, non vogliamo più bande di delinquenti, sta preparando barriere, ironia della storia, al confine con la Germania, il luogo da dove la caduta dei muri ci ha dato l'idea e l'aspettativa di un cambiamento infinito. Perché vi dico queste cose? Per aggiungere gli elementi della criticità, della difficoltà, e per l'Europa è lo stesso. Perché le dico? Ma perché dobbiamo essere consapevoli di ciò con cui ci misuriamo per combattere e rispondere. L'Europa, le parole che ha detto Guy Verhofstadt, guardate, noi, io, siamo nati con un'idea fondamentale, che l'Europa era un treno che sarebbe arrivato al traguardo. E con le parole di Monnet, di Schumann, di De Gasperi, di Spinelli, che in sintesi tutti insieme si dicevano: l'Europa cresce attraverso le sue crisi. Ogni crisi la salva e la risolve, perché la mette alla prova, e l'Europa fa il cammino dell'integrazione anziché quello dell'egoismo nazionale. Non è più vero. Questa crisi che sta vivendo l'Europa rischia di ammazzarla.
e il fatto che noi ci ritroviamo con il signor Van Rompuy come presidente dell'Europa è purtroppo eloquente sulle ambizioni dell'Europa. Oggi gli italiani cominciano a capire che rischiamo o la rinuncia della sovranità, che ci decidano per noi in Europa, o l'esclusione dall'Europa, se non saremo in grado di realizzare le condizioni per cui insieme una integrazione monetaria senza integrazione economica e un patto per la stabilità senza la crescita ci sta portando, irresponsabilmente. E purtroppo tra gli irresponsabili mettiamoci anche quelli che non sono andati a vedersi i bilanci dei paesi che entravano nell'Unione Europea, perché fare entrare la Grecia con dei bilanci falsi è stata una prova di irresponsabilità che ha minato completamente oggi il cammino europeo. Allora ai ragazzi, scusatemi se ho aperto, però il mio compito è anche di portare qualche riflessione, di inquadrare per parte mia, semplicemente se posso, il cammino che abbiamo dentro la condizione in cui ci troviamo. Il cammino è più difficile globalmente, è più difficile a livello europeo, perché immaginavamo che l'Europa avesse anticipato la globalizzazione, che fosse lo strumento più maturo per la globalizzazione, perché 500 milioni di persone si mettevano insieme mentre saltavano le frontiere dei beni, delle merci, delle persone, dei servizi e così via. Ed è purtroppo il contrario. Allora la responsabilità dei giovani, a mio avviso, qual è? È di capire come dovrà essere l'Italia nei prossimi 20-30 anni nelle condizioni diverse. Non sarà uguale a ieri. Abbiamo vissuto sopra i nostri mezzi. Voi dovete essere gli apostoli, dovete essere i promotori, dovete essere i leader che indicano al nostro paese come si può vivere, non peggio, meglio, senza gravare sulle prossime generazioni. Come si abbatte il debito e lo si porta dal 120 all'80, 90% del PIL per non diventare bersaglio di manovre distruttive, speculative, inevitabili, e di dire ai ragazzi di domani: ma noi non dobbiamo ripetere quello che è avvenuto ieri, come non hanno fatto i nostri bisnonni, che hanno imparato a fare le cose che non sapevano fare, che hanno inventato tecnologie che non esistevano, che hanno imposto soluzioni che non c'erano. Voi ci dovete aiutare a guidare questo paese nel nuovo cammino difficile, ma affascinante. E scusatemi, quando noi facciamo una festa come questa, c'è chi ha fatto le manifestazioni politiche affittando dei transatlantici, e ha lanciato delle campagne affittando aerei e spendendo decine di milioni di euro. Noi abbiamo fatto una festa con poche migliaia di euro, col sorriso sulle labbra, e siamo cresciuti tanto, dimostrando che ci sono tanti modi per rispondere, anche sofisticati, sviluppati, avanzati, innovativi, che non siano però insolenti nei confronti delle persone. Voi avete una sfida formidabile: ripensare le istituzioni, ripensare l'educazione, la formazione, ripensare il welfare, che servizi si debbono dare, ripensare le infrastrutture, come si modernizza sto paese, ripensare il servizio della cultura nel nostro paese. Mi piacerebbe parlarne, non ho il tempo. E allora vado alla conclusione politica. Chi lo fa sto cambiamento politico? Se le cose sono così difficili per questo ventennio grippato, bloccato, per l'inemendabilità del bipolarismo e per le altre parole d'ordine fallite, chi lo fa sto cambiamento? È evidente che o noi pensiamo che arrivi qualcuno da fuori, e non è possibile, e assuma una funzione paragonabile a quella che ha assunto Berlusconi nel 93, ma non è possibile, perché tutta questa complessità esige risposte corali, collegiali, complesse, visionarie, coraggiose, assunzioni di responsabilità, gente che ci mette la faccia e che rischia prima che qualcuno gli dica: guarda, ti diamo questo posto qui,
vedi di fare questa cosa qui, ti garantiamo che avrai questo, ti garantiamo che avrai questa poltrona. No, qui c'è bisogno di gente che rischia e che dice: ci sono, non chiedo nulla se non di servire il mio paese. Non chiedo che di servire il mio paese. E anche qui abbiamo avuto un buon esempio, Bruno, di una persona che è venuta a dire: sono a disposizione, vediamo cosa posso essere pronto e capace, in grado di fare. Chi lo fa il cambiamento politico? È evidente che è una risposta politica quella del cambiamento. Politica, non antipolitica e non apolitica. E non della politica marcia che si è conosciuta in questi anni. Il compito politico è quello di scomporre e ricomporre lo scenario, visto che non ce l'ha fatta il centrosinistra extra large a governare ed è andato in pezzi, e non ce l'ha fatta il centrodestra extra powerful, diciamo, di questi anni. Ma pensate che ce la possano fare le soluzioni bonsai del centrosinistra e del centrodestra, in cui bisogna risedersi al tavolo e parlare con Rifondazione o con IDV o con SEL e dire: veramente dovremmo mandare dei militari in una missione di pace, per favore, ce lo votate, ci garantite? No, veramente noi vorremmo tenere separato il sindacato dalla politica, libero il sindacato, manifesti, scioperi, faccia quello che crede, ma l'autonomia della politica è uno dei messaggi fondamentali rispetto ai corpi sociali, ai corpi intermedi. Non torniamo ancora che stiamo qui a discutere chi partecipa allo sciopero a CGIL di martedì prossimo. È veramente archeologia politica, è veramente qualcosa che non sta più in piedi. Non possiamo formare le coalizioni su queste basi, e non vogliamo formare le coalizioni con chi, come Alfano, cioè con questo centrodestra che Alfano ci è venuto a riproporre: siccome voi siete quelli che vi unite contro Berlusconi, siccome voi siete quelli che vi unite contro magari il successore di Berlusconi, chi siamo noi? Noi siamo quelli che ci uniamo contro i comunisti. Ancora. Ancora. Sei giovane, sei promettente, volta pagina adesso, no? Volta e cambia musica. Quindi scomporre, ricomporre, questo è il compito del terzo polo, questo è il compito del terzo polo. E il terzo polo è nato esattamente per questo. Il terzo polo è nato e secondo me ha la capacità per guidare questo processo. E qui, dalla festa dell'Api al Labro, io voglio dire che siamo orgogliosi di condurre questa coalizione che guarda con grande attenzione, lo ribadisco, a ciò che si cerchi di fare nell'ambito delle forze riformiste e moderate dei due campi. Noi siamo orgogliosi di avere creato una coalizione che, se ci pensate, un anno fa proprio non c'era. Un anno fa forse si poteva fare. Ma chi l'avrebbe detto un anno fa al Labro che dopo appena 8-10 mesi sarebbe nata una coalizione politica? C'è questa coalizione politica, ha dei limiti, certo, nelle situazioni locali ci sono delle differenze, non li drammatizziamo, ma neanche abituiamoci a questi, perché non c'è dubbio che dobbiamo fare in modo che in tutte le regioni, e ci siamo impegnati e ci impegneremo perché avvenga, ci sia un coordinamento del terzo polo unitario che dal livello nazionale si manifesti sui livelli territoriali, regionali, delle province e dei comuni. Ma diciamo, io sono orgoglioso di poter collaborare con leader che hanno l'autorevolezza e la capacità politica di Pier Ferdinando Casini, con il quale lavoriamo e lavoreremo insieme e al quale vorrei che voi dedicaste il segno della nostra amicizia. Sono orgoglioso e siamo, con Bruno, con Linda, con Pino, con Enrico, con tutti, lieti e orgogliosi di lavorare con un leader che ha pagato molto cara, ma non ha cambiato strada, la determinazione di scegliere di abbandonare il populismo e il plebiscitarismo di questa destra, Gianfranco Fini. La cosa più importante avvenuta da un anno a questa parte?
Guardate, ve la dico sinceramente, non siamo al traguardo, ma entrambi hanno capito, primo, che non bastava allargare l'UDC, che allargando l'UDC non si andava da nessuna parte. E il secondo, che il problema non era di ricostituire l'identità del centrodestra o della destra liberale e legalitaria del nostro paese. Il problema è costruire qualcosa di nuovo, nel centro, nel cuore dello schieramento politico riformista, dove vengano i moderati. Un nostro amico ieri abruzzese ha detto: attenzione, oggi la gente più che moderata è incazzata. Sì, è vero, ma non confondiamo le due cose. Gli elettori moderati sono non incazzati, incazzatissimi, ma vogliono soluzioni di equilibrio e vogliono soluzioni di verità. E questo polo è la roccia, la pietra sulla quale costruire le alleanze di domani e coinvolgere i veri riformisti di questo paese e i moderati che vogliono le soluzioni e non più la demagogia, le menzogne, il populismo che ha annientato la politica italiana in questi anni. Siamo qui con il dovere di consolidare una visione culturale, trovate nei vostri fascicoli, ho finito, nei vostri fascicoli troverete il documento importante che abbiamo approvato nella convention del Terzo Polo. Ci sono cose importanti che sono avvenute, abbiamo eletto sindaci, abbiamo con noi amministratori, assessori, vedo Vilma in prima fila, regionali importanti, presidenti di provincia, abbiamo eletto sindaci di Api in città importanti ancora nelle ultime settimane, abbiamo uno dei nostri fondatori e leader che occupa una posizione importantissima, deve sapere che nel lavoro che fa per riscattare dal grigiore e dalla mancata trasparenza che a quel grigiore si è associata, la grande capitale industriale e un tempo morale del nostro paese, Milano, dove occupa la posizione più importante per il buon governo della città, lui può contare su di noi giorno e notte. Bruno Tabacci per il lavoro che è chiamato a fare. E voi sapete che noi possiamo contare su di lui, anche se sarà più impegnato in questo lavoro amministrativo. E vi devo dire che la sua coerenza, quando lui si trova nella coalizione di centrosinistra, certo, però non vedo estraneo nell'intervista che ha fatto Pisapia, che ha detto qua ci vuole un governo di larga coalizione per salvare il paese, anche l'influenza che lui sta svolgendo. E certamente sia chiaro che quando è arrivato, pur facendo parte di una coalizione chiaramente di centrosinistra, alternativa a questa destra milanese, sia stato il primo forse tra noi a dire referendum sul Mattarellum, ritornare a questo schema bipolare del passato, era sbagliato prima ed è sbagliato oggi. Lui può contare su di noi, noi possiamo contare su di lui. In questa nostra compagine ci sono persone che hanno una grande autorevolezza, un grande ascolto, le ho citate nel corso degli interventi, sapete quanto voglia bene, quanto sia nel mio cuore una donna che nasce con un profilo tecnico ed ha scoperto la passione della politica come Linda Lanzillotta, che ci serve per il suo spirito critico incessante e creativo. Ma mi fermo, sennò inizio con delle crisi diplomatiche, Pino Bisicchio è fuori per un matrimonio e guardate che a un pugliese non gli potete dire di non andare a un matrimonio di familiari, se no ci sono faide che continuano per decenni. Mi fermo e non voglio essere scortese con nessuno. Abbiamo degli appuntamenti importanti. Secondo me noi dobbiamo dare al Terzo Polo un nome. Io personalmente ho un'idea nel mio cuore, però non la dico neanche sotto tortura, è un'idea bella, per come poi dovremo scrivere sul simbolo elettorale, comunque del Senato, perché Terzo Polo è evidenziare la nostra alterità rispetto a questi due prodotti, purtroppo mal riusciti, che tanto danno fanno al nostro paese, ma l'identità gliela darà un nome e lo definiremo insieme. Secondo me sarebbe bello che possiamo andare non solo ai coordinamenti, lo faremo, ma a identificare prima delle elezioni una figura
di sintesi, un portavoce, magari una donna che abbia la capacità di parlare al Paese e di dimostrare anche qui che i leader che hanno fatto cose significative, importanti. Se mi permettete, io tra le cose più significative che ho fatto sono quelle del sindaco, dell'amministratore e dell'uomo di governo che quando entra nell'auditorium di Roma dice: questo ho faticato tanto per costruirlo, ma è diventata la prima struttura culturale d'Europa in termini di presenze, la prima struttura culturale d'Europa in termini di bilanci economici e ha creato migliaia di posti di lavoro. Perché io mi appassiono quando penso alla cultura? Perché la cultura è benessere, è ricchezza, è futuro, è identità per il nostro paese, è modernità, è la linea che unisce le generazioni. Noi faremo a ottobre, come l'abbiamo fatta a Roma a luglio, faremo a ottobre una grande iniziativa del Terzo Polo nel Nord e a novembre una grande iniziativa nazionale unitaria nel Mezzogiorno d'Italia. Quindi tenetevi pronti perché lo faremo. La mia conclusione è affidata a due proposte e due annunci. Stiamo entrando nella fase dei congressi nostri, saranno congressi spero vitali, partecipati. API ha raccolto circa 45.000 aderenti, è una cosa significativa perché è una cosa vera. Quelli che hanno aderito non hanno chiesto niente, hanno versato una piccola quota e vogliono dare una mano, li ringrazio, dovunque siano in questo momento, è un segno di fiducia nella politica e di costruzione di questa nuova aggregazione. Come tradurre tutte le parole che abbiamo detto sui giovani? Come farle diventare realtà? Già è stata realtà, per carità, questa serie di attività di formazione. Bene, da Labro nasce la Scuola Nazionale di Formazione Politica voluta da Alleanza per l'Italia. È una scuola permanente, sarà una scuola aperta e io credo, noi che abbiamo ancora ieri ripresentato in Parlamento la richiesta per ridurre il finanziamento ai partiti, non per abolirlo, sarebbe retorica e sarebbe stupido, ma per ridurlo, perché in un momento di difficoltà per le famiglie, per i pensionati, per le imprese, la politica deve riuscire a fare le sue cose con meno e non con di più e deve accettare una restrizione nei propri costi e nei propri finanziamenti in termini di decenza, anche se so che la gente si aspetta dalla politica che funzioni meglio. E la rabbia verso i costi della politica è la diretta conseguenza della rabbia verso i bizantinismi e l'inefficacia e le non risposte del governo, del potere e lato sensu della politica. Ma la Scuola Nazionale di Formazione Politica, vi posso annunciare, avrà, noi non abbiamo un grande finanziamento pubblico, un grande rimborso elettorale, ma posso dire ai ragazzi che sono qui che noi destineremo un terzo dei soldi del finanziamento pubblico per la vostra attività, per la vostra formazione, per la vita di questa speranza che abbiamo messo in campo. Qui, come ricordava Donato Mosella, ci sono stati tanti giovani venuti con tutores, si continuerà, vogliamo inquadrare. In questa festa sono venuti fuori anche degli imprenditori che ci hanno detto: io il più bravo economista lo prendo nel mio studio, uno degli studi più importanti del mondo, 3 mesi pagati per formarlo, lo posso dire, KPMG, ci sono delle università che ha avuto l'eco di questa attività di formazione, dicono: prendiamo i più bravi tra questi ragazzi a fare degli stage formativi. Abbiamo altre persone disponibili a finanziare questo investimento, mentre la politica secondo tutti fa schifo, noi vogliamo investire su quelli che la vogliono rinnovare e su una nuova generazione che la porti avanti. La Scuola di Formazione Politica vivrà tutto l'anno, sarà permanente, sarà selettiva, non sarà troppo ristretta, la apriremo anche ad alcune persone non aderenti ad Alleanza per l'Italia, perché vogliamo che i nostri ragazzi si confrontino in un mare aperto, in un ambiente aperto, ma soprattutto vogliamo che voi nei prossimi congressi vi candidiate a guidare il nostro movimento, il nostro partito nei livelli territoriali, a prendervi la responsabilità, a diventare dirigenti, a diventare coloro che fanno funzionare la macchina amministrativa. Qui ci sono persone per bene, qui ci sono segni di sobrietà e in fondo forse sarebbe bello concludere la festa di Labro con
l'ultimo annuncio e l'ultima promessa e l'ultimo impegno che prendiamo. Uno dei più importanti scultori italiani, che si chiama Alberto Mingotti, grande artista di Faenza, come sapete, scuola che dai materiali di questa terra, la ceramica, la terracotta, ha avuto un percorso artistico ricco, ricchissimo a livello internazionale e di riconoscimenti, una persona del cui talento noi possiamo essere veramente fieri. Ha fatto apposta per noi e per questa nostra iniziativa un'opera che adesso veniamo a prendere, che diventerà il premio che noi vorremmo istituire a conclusione di questa festa. Un premio per l'etica politica, per il quale raccogliere online segnalazioni, che verrà attribuito alla persona o all'associazione che si sarà resa protagonista della più significativa testimonianza politica nel segno dell'etica pubblica e del civismo. Noi vogliamo che un partito politico non si faccia dire c'è la mala politica, c'è l'antipolitica, tutti sono uguali. Noi vogliamo che il compito della politica sia anche quello di premiare quel servizio pubblico che merita di essere premiato, che ci permetta di andare a testa alta non solo nei palazzi delle istituzioni, ma in mezzo alla gente. E allora io voglio invitare qui Alberto Mingotti perché ci mostri l'opera che diventerà l'icona di questo messaggio positivo che da Labro nei prossimi mesi vogliamo che raggiunga il maggior numero possibile di italiani. Viva Alleanza per l'Italia, viva il Terzo Polo, viva il nostro disegno politico, viva Labro e tutti voi. Grazie. Non è finita, abbiamo ancora qualche momento da vivere insieme, quindi se gentilmente vi accomodate.